immersa nel bellissimo parco del Cilento, nell'area antica della Magna Grecia, bagnata dal mare, baciata dal sole, bellezze archeologiche che la rendono unica. Sto parlando di Ascea Marina. Trovo nel sentiero degli innamorati. Il sentiero è lungo circa 2 chilometri. È stupendo, ragazzi, veramente. Quindi se vi trovate nel Cilento e vi trovate a Marina di Ascea, questa è una tappa obbligata, ve lo consiglio. Chi viene qua arricchisce il proprio bagaglio culturale. Wow, che ha detto? La prima cosa, vi dovete portare bastone da trekking, mi raccomando, che è molto utile, che aiuterà molto, scarpe comode, acqua, tanta acqua, perché comunque verso il sentiero non ci sono fontane, quindi portate molta acqua, va bene, così state a posto. Venire in mattinata o nel tardi pomeriggio, comunque vale la pena. No, gli uccellini, li stavo sentendo. Vabbè, andiamo piano piano, ci riusciamo. La tappa finale del sentiero degli innamorati è la torre saracena alle mie spalle. Continuo a dire che l'Italia è unica, quindi valorizziamo le nostre bellezze naturali. Mamma mia! Quindi chi viene nel Cilento e si trova ad Ascea Marina, venite al sentiero degli innamorati, ok? Mi raccomando, con calma, piano piano. E se volete più consigli per il sentiero e informazioni, mi dimentico, cliccate al mio canale, iscrivetevi, ok? Ora mi vado a fare un bagno a mare.
sito archeologico di Velea Elea, sempre a Marina di Ascea. Una costruzione intorno ai 540 a.C. Il sito è stupendo. Un po' le informazioni che ho preso, più grande è di quello di Pompei, quindi immaginate l'area quando doveva essere enorme. Quindi venite con me alla scoperta. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La cosa bella di questo sito è che quando siete un po' stanchi vi potete riposare sotto a un bellissimo albero di ulivo, tipo come questo. Vi voglio dare un'informazione, questo sito è adatto a famiglie con bambini, quindi lo potete visitare tranquillamente. Questa è la parte finale del sito, è il punto più alto e dietro di me una costruzione medievale. Così finisce un'altra parte del nostro viaggio ad Ascea Marina. In un frantoio ad assaggiare un po' di olio extravergine d'oliva, perché questo è un posto ideale per portare a casa un po' di olio buono. Mi raccomando, continuate a seguirmi, andiamo. Mi trovo a frantoio di pietra bianca, me l'hanno fatto assaggiare, bellissimo, buonissimo, quindi consiglio a tutti di venire in questo frantoio. L'olio extravergine d'oliva del Cilento ha un retrogusto amaro e piccante, buonissimo, mamma mia, troppo buono, quindi invito a venire qua. Sono venuto a mangiare al ristorante Il Forziere, sempre a Marina di Ascea. Mi hanno parlato benissimo di questo posto, quindi andiamo a assaggiare alcuni piatti. Venite con me, venite! Ve lo consiglio tranquillamente. Veniteci se vi trovate a Marina di Ascea. Ogni giovedì fanno un mercato di frutta e verdura e di prodotti tipici. Ora andiamo a vedere, seguitemi.
Ora vi porterò in un posto da leccare baffi. Dietro di me ci sta un ristorante che mi hanno detto che fa dei primi e andiamo a vedere. Venite al ristorante che sta direttamente sulla spiaggia, si chiama La Scogliera, vi raccomando, cioè guardate questo. Mi raccomando, ristorante La Scogliera. Il corso principale è corso Elena. Così mi hanno detto, così riferisco. Ed è stupendo perché di sera si può tranquillamente fare una bellissima passeggiata, andare con i vostri figli, portare a prendere un bellissimo gelato, a mangiare una buona pizza, insomma stare insieme in questo posto stupendo. Le persone sono veramente simpatiche e gentili, quindi la miglior cosa quando si va a un posto di vacanza è trovare persone solari. Una signora del posto mi ha dato la ricetta come si fa il murugnano imbuttonato, le melanzane imbottite alla cilentana. Quando andrò a casa le faremo insieme, ok? Ho la ricetta, quindi è tutto a posto. Questo è il mare di Ascea Marina. Ragazzi, è uno spettacolo, quindi invito tutti a venire qua, ad Ascea Marina. Stiamo alla fine di questo viaggio, spero che vi ho creato emozioni, vi raccomando iscrivetevi al mio canale, pure perché se vi serve consigli di questo bellissimo posto di Ascea Marina, e vi dico pure un'altra cosa, perché vi dovete iscrivere al mio canale? No, non riesco a capire sta cosa che ve lo ripete sempre, perché sono Agostino, seguitemi!